La moda non è qualcosa di effimero, la moda non è un passaggio, la moda è l'espressione semplice, immediata, assolutamente incisiva di un modo di essere, di una situazione economica, di un momento sociale. Il sole arriva, è affiancato da questo fantastico ghostwriter che è Colbert. Genialità, cosa creano? Creano la Disneyland, la più grande Disneyland mai creata allora, Versailles. L'abito non serve più che serva, perché a un certo punto che duri nel tempo, perché se io devo indossare un abito diverso ad ogni evento della giornata e la giornata comunque a 5 eventi, che duri nel tempo a me non interessa. Colbert e Ressort hanno aumentato il consumismo e Lione è l'unica città che all'epoca si ribellò contro i rivoluzionari, perché li ghigliottinavano tutti i committenti, e infatti Lione fu rasa al suolo dai rivoluzionari. Ecco, capire questo vuol dire capire che la moda non è un elemento, non è la cornice della storia, è il dipinto. Esporre un abito è la cosa più difficile, se oltre all'esposizione di un abito vuol dire qualcosa. Il nostro è un museo specialistico, non è facile valorizzare questo contenuto, mentre appunto altri oggetti come i dipinti possono essere apprezzati per i valori legati al soggetto, dentro un tessuto bisogna entrare, bisogna quasi fingersi una lente di ingrandimento per arrivare a apprezzare, diciamo, sia la struttura tecnica di un tessuto che la materia prima, che la sua poi resa finale attraverso una struttura decorativa, un decoro, un pattern, trovargli poi la collocazione, la dimensione storica, saperlo leggere sostanzialmente. Ci sono dei tessuti del 500 che insomma sono, ma 5, 600 sono delle opere d'arte in sé per sé, ripeto, non solo per la perfezione, per la ricchezza, per la perizia con cui sono stati realizzati, ma soprattutto sono delle opere d'arte perché sostengono a loro volta delle opere d'arte. L'abito ha una struttura tridimensionale che rappresenta un'opera a tutti gli effetti. La negazione della fisicità femminile nella dimostrazione. Gli abiti non dovevano essere comodi, gli abiti dovevano far apparire secondo uno schema e una proporzione, un'eufonia di cromatismi, di forme, di vuoti, di pieni molto precisa. Per far apprezzare meglio, come vi dicevo prima, il contenuto del tessile, abbiamo, diciamo, organizzato, abbiamo progettato delle videoproiezioni che permettono di relazionare il tessuto esposto con l'immagine, quindi creando un costante rapporto iconografico tra l'immagine pittorica e il reperto. Un quadro, signore, lo appendi, un abito devi saperlo vestire, e se sbagli le forme, se sbagli la struttura, è una brutta copia di quello che era. Grazie.